Ed eccoci tornati su Pokémon Infinite Fusion, l'unico gioco dove si possono fondere Pokémon e non farli sembrare aborti. Comunque sia, dobbiamo affrontare la palestra di Misty quest'oggi, ma la squadra è un po' quello che è. Ma mi allenerò sul Ponte Pepita, prima contro il rivale, che eccolo qua arriva, e poi dopo contro gli allenatori del Monte Pepita, e poi infine Misty, dove mi sfascerà Macharwag, ha Sorbacqua come abilità, quindi si può fare qualcosina. Chi è che manda Mantata? Mamma mia. È una pantecana. Ancora Squirtsaur. Ah, ma si è evoluto. Quindi si evolve Bulbasaur. Ho capito. Bella però il bulbo lì, le foglie. Affrontiamo allora il Ponte Pepita. Vediamo un po' che Pokémon c'hanno questi. Se ce li hanno fusi oppure no. Non tutti, ma qualcuno fuso ce l'hanno, dai. Iniziamo male. Ecco, Metabat già un bel Pokémon, vedi? Georas. Immaginavo che fosse così. Cioè, qui teletrasporto è un attacco? Eh sì. Attacca questa volta teletrasporto. Chi è Manish? Ma dai. Meowshru. Cofforb, vabbè. Coughing senza protuberanze. Zuki! Bello! Molto più brutto così. Ecco, un Pokémon nuovo sarebbe bello così. Guardate quanto è brutto. Attenzione a Coughbat. Uno Zubat che ha assunto qualcosa che non doveva assumere. I have crippling depression. Ah, ma non tutti i Pokémon sono fusi allora. Alcuni sì, altri no. Ah, ecco, ora sì. Eppure è bello questo. Rattata fuso con un Raticate. Ma per favore, vattene, va che è meglio. Nidoran femmina fuso con Nidoran maschio. Bello. Papok. Dio santissimo. Poliwrath, che bellino. Pikachop. Madonna, fusione del giorno assolutamente. Ma diretto proprio, diretto. Geoans. Tremendo. Che brutto. E Venuans. Oddio, già questo è più bellino, eh. Cioè, Ekans come corpo ci sta, non è malvagio. È la faccia che deve essere un po' rivista, però questa è bella. Però adesso vediamo Venushru. Oddio. Poi a fine episodio, ovviamente, come sempre, mostrerò qualche fusione grazie ai Pokémon nuovi che catturo sul percorso, certo. Quindi tipo Charmander con Abra, o Abra e Charmander, poi faccio sempre anche la reverse, faccio perché ci vuole. Bulbatata! Oh, però! Però, ci sta! Drowans? Ah, è proprio la faccia il problema. Odnix. Allora, questa di Onix è un pochino più bella rispetto alle altre che abbiamo visto. Quindi gliela faccio passare questa. Ah, però Bill, che bel posto di ricerca che si è fatto. Ok, 10 ottobre 2023. Sì. Esperimento 32. Ho testato l'efficacia del DNA splicer su un umano e... Ah, ok. Su un umano usando me stesso e questo Raidon. Esperimento in 3, 2, 1... no, non va bene, non va bene proprio. Mamma mia. Tu non hai visto niente? Ok, si stava facendo una ricerca sulla fusione dei Pokémon, ma penso che sia andata un po' male. Beh, già. Sì, va bene, non puoi operare con quelle manacce. Ok, ti aiuto, sì. Quando vado nel teletrasportatore accendi il PC e bla bla bla, la storia che sappiamo tutti quanti della vita. Bene, il Pokémon è scomparso però. Ma il Pokémon è scomparso. E adesso tocca affrontare Misty, che vada bene o che vada male. Anche lei lotta con due Pokémon, quindi devo per forza prenderne due. Vabbè sì, tu attacchi con i Pokémon d'acqua, anch'io, io no. Vediamo un po' Misty qua com'è. Ok, ah, outfit di Pokémon rosso, fuoco e verde foglia. Però un po' rivisto. Jigglydean. Ah, Goldeen e Jigglypuff. Interessante. Incornata quanto fa male. Oh cavoli, è tosta, è tosta, è tosta. Allora lei potrebbe fare Horn Attack. Quindi io potrei fare un revitalizzante, però prenderei Horn Attack. Se invece fa Water Pulse,
faccio revive, perché secondo me fa water pulse, ovvero idropulsar. No, super pozione, peggio. Vabbè, stiamo punto e capo allora, diciamo. Body slam. Non gli ho fatto nulla. Smoke screen. Vai, devo diminuire la precisione. Top. Ok. Disarming voice, non so cosa sia. Ok, ho ricaricato anche Ratman. Primo Pokémon va. Andato, un livelletto. No, troppo poco. Oddio. Wow, che bello. È un'alga marina. Allora, è per forza erba acqua, giusto? Mega Drain. Ok, va bene, ci può stare Mega Drain. Non un brutto colpo, ma lo reggo bene. Ho come l'impressione che questa lotta contro Misty sia un pochino più facile. Perché ragazzi, Staryu è uno che killa facilmente l'avversario, non sto scherzando. Staryu non ci mette niente a farti fuori la squadra. È davvero forte, ci arrivi al livello 25 magari, anche con tutti ok ce la fai. Ma con un Pokémon al 25 e uno almeno al 20, se no non ce la fai. Ok, certo, poi c'è Chiara in Pokémon Oro e Argento. E in Oro e Argento, quando fai Riccio il Scudo e poi Rotolamento, mena che è una bellezza, eh. Va bene, posso usare Taglio quando voglio. Devo solo andare a prenderlo dal tizio della nave. Ma tanto Bill ce l'ha il biglietto. E stiamo a posto. Ok, ho vinto. Bravo, sei bravissimo. Grazie. Vi voglio bene anch'io. Quindi ora è il momento di fare qualche fusione prima di concludere il video. Ora voglio fondere a Charmeleon e Abra. Mi piace quello che ho visto nella silhouette. Bella la fiammella viola. Non male. Vediamo la reverse ora. Ho molta paura. Beh, c'è di peggio, dai. Chara. Ok. Bello come nome. Vediamo un po' Pidgey e Abra. Oh, non mi piace molto la silhouette. Vediamo prima Abra con Pidgey, poi facciamo la reverse, dai. Bah, Zompidra. Bello il nome, ma... Vediamo ora anche la reverse che cosa ci dà. Insomma, questa qui, tutta la linea, non è granché, eh. Piuttosto, vediamo Poliwag e Abra. Insomma. Abuag. Insomma, una cassa stereo. No, no, questa proprio è fatta male proprio. Cioè, è brutta proprio, non ha senso. Non è che dici è brutta, ma è talmente brutta da essere bella. No, questa è brutta, sembra proprio tagliata male. Sembra che abbiano tagliato lo sprite, ed era sicuramente quello che hanno fatto. Hanno tagliato lo sprite di Poliwag e l'hanno appiccicato così proprio male, male male. Allora, l'ultima cosa che voglio fare è il reverser. Voglio vedere la reverse, Pidgey e Metapod. Non Metapod e Pidgey, ma la reverse. Vediamo che roba esce fuori. Oddio, bruttina, bruttina, no. Direi allora che per oggi finisce qui, amici. Vi ringrazio per aver seguito il video. Nel prossimo andremo avanti, magari sconfiggiamo anche Little Surge. Forse no, forse sì, non lo so. Ad ogni modo ci saranno altre fusioni da far vedere e Pokémon da scoprire. Io vi ringrazio per aver seguito il video, ci vediamo alla prossima. Ciao!